Come si sviluppa la sessualità nella persona anziana? Quali sono le problematiche? Quali sono gli ostacoli? Su questi temi, dottor Maurizio Bini, direttore del Centro sulla Fecondazione Assistita e del Centro sulla Sessualità dell'Ospedale di Guardia di Milano, ha tenuto una relazione molto interessante e anche molto coinvolgente qui a Lecce, in occasione del convegno organizzato dal professor Foresta, che prende il nome di La lunga storia della longevità, la prevenzione e la salute. Allora, dottor Bini, la sessualità nell'anziano è un piacere ancora negato? Qual è la situazione? Sì, è ancora negato, nel senso che già moltissimi anni fa, quando Kinsey ha fatto lo studio sulla sessualità, le pagine dedicate alla sessualità nell'anziano erano pochissime, 2 nel primo volume e 1 addirittura nel secondo volume del 53. Ma ancora adesso la maggior parte dei film, dei telefilm, dei libri non parlano di questo fenomeno, quindi è una cosa che la gente in età riproduttiva, la gente giovane, preferisce non sapere. Preferisce dimenticare che gli anziani fanno ancora sessualità e non pensare che la generazione successiva, i giovani, hanno già cominciato a farlo. È una cosa che li rassicura molto e questo fa in modo che nessuno ne parli, e pur essendo un fenomeno fortemente diffuso e con alcune problematiche, insomma, che stavamo studiando in questo congresso. Bene, vediamole separatamente. Intanto ci parli della sessualità nell'uomo anziano. Allora, nell'uomo anziano la progressione della sessualità è un derivato di com'era lui da giovane, no? L'idea, avevo un certo numero di cartucce e le ho consumate, è esattamente l'inverso della verità. Più uno ha fatto sessualità da giovane, più tende a procrastinarla nel tempo, anche in età avanzata. I maschi anziani hanno un vantaggio rispetto a quelli giovani, che hanno una disponibilità di femmine nettamente superiore, data la maggior sopravvivenza delle donne e del fatto che in genere le donne sposano uomini più vecchi di loro, che quindi decedono preventivamente. Quindi i maschi hanno dal 40 al 60% di possibilità di avere ancora una sessualità molto frequente, attiva, più di una volta alla settimana, anche in età molto avanzata. Il loro fattore limitante è prevalentemente lo stato di salute generale oppure la difficoltà dell'erezione, ma in questo caso i farmaci di ultima generazione, che sono molto efficaci e da qualche tempo poco costosi, aiutano moltissimo a risolvere i problemi. Insomma, i maschi se la spassano abbastanza bene in età avanzata. Quindi l'inibitore della fosfodiesterasi 5, il Viagra, tanto per intenderci, hanno cambiato in che senso? Ecco, positivo senso, o anche con dei problemi? No, in senso positivo, perché il Viagra, che è vissuto come un farmaco pericoloso, in realtà ha tutti effetti benefici anche sullo stato di salute generale dell'anziano, essendo un vasodilatante. Quindi se una persona non ha dei fattori di rischio molto grandi, è un farmaco che gli dà anche un benessere generale e gli risolve il vero problema della sessualità all'anziano, che potrebbe essere quello di avere un'erezione più difficoltosa. Bene, passiamo alla donna. Invece qui la situazione qual è? La situazione è che una donna sopra i 70 anni ha dal 15 al 20% di probabilità di proseguire la sessualità. Qui il fattore limitante principale però è legato alla carenza di un partner. Se la donna è ancora un partner vivente, stabile, prosegue ininterrotta la sua sessualità. Invece se deve cercarlo, ovviamente ha maggior competizione, perché il numero di maschi disponibili è molto ridotto. Altri due fattori nella femmina che sono importanti sono l'elemento depressivo, che è più frequente nel sesso femminile, che ha un impatto negativo sulla sessualità, e qui i medici che prescrivono i farmaci antidepressivi devono tenere presente di scegliere farmaci che abbiano poca ripercussione sulla sessualità. Ce ne sono in commercio, ma molto spesso il medico non ci pensa. E l'altro elemento fondamentale è quello dell'intimità. Un'altra cosa a cui non pensiamo: gli anziani vengono ospedalizzati in camera a più letti oppure vivono con qualcuno dei loro figli e nessuno dei figli pensa di tutelare l'intimità. Si pensa di tutelare quella dei giovani, dei figli, si chiama magari a casa, si bussa quando si entra nella camera dell'adolescente. Non ci si pensa e non lo fa mai quando uno deve entrare nella camera dell'anziano. Una cosa curiosa che lei ha detto al termine della sua relazione, quando ha parlato del tema della trasgressione, ecco, ce lo racconta? Anche questa è un'altra leggenda metropolitana, cioè che gli anziani abbiano delle preferenze sessuali classiche. Invece è dimostrato scientificamente che il numero delle persone che sopravvivono di più hanno un maggior numero di variazioni sessuali. Questo è il termine che si usa in sessuologia, non si usava. Variazione vuol dire delle preferenze sessuali che non corrispondono perfettamente all'eterosessuale classico. Le battute che noi facciamo sempre all'uomo anziano che ha qualche difficoltà sessuale e trova una bella giovane donna, non è detto che quello sia l'oggetto affettivo sessuale che lui prediliga. Ecco, non dobbiamo dimenticarci. Qualcuno ha detto, scherzando, che la donna è un fattore di rischio di morte per l'uomo. Ma forse vero non è, però insomma è una cosa che dobbiamo tenere presente.
Senta, per finire, che messaggio possiamo dare a una persona normale, magari appunto di una certa età che ci sta guardando? Allora, che i giovani lo pensino o meno, gli anziani fanno sesso e continuano a farlo e lo fanno in modo soddisfacente. La cosa fondamentale per un anziano è non volere la sessualità di prima, cioè non aggrapparsi alle sue prestazioni precedenti. Deve avere delle aspettative realistiche in funzione della sua età, della sua situazione fisica, della sua situazione relazionale. Se adatta la sua sessualità alla sua età, può godere del suo fisico, del piacere del sesso fino a tardissima età.